Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 28 dicembre, ricordiamo i santi innocenti. Ascoltiamo. Racconta l'Evangelista Matteo che, nato Gesù a Betlemme, alcuni magi si presentarono dal re Erode per chiedergli dove fosse il bambino, il re dei Giudei, per poterlo adorare. Erode, temendo di perdere il trono, ne volle sapere di più, con l'intenzione di farlo uccidere. Consultò gli scribi e poi chiese ai magi di cercarlo e di tornare a riferirgli in quale luogo si trovasse. Ma i magi, racconta il Vangelo, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. E quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e, dice Matteo, mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù. La Chiesa venera questi innocenti come martiri dei primi secoli e, poiché strappati alla vita poco dopo la venuta al mondo di Cristo, ne fa memoria a ridosso del Natale. I bambini di Betlemme sono infatti vittime dell'odio spietato di Erode verso chi avrebbe potuto ostacolare i suoi piani di potenza e di dominio. I bambini uccisi per ordine di Erode rappresentano tutti gli innocenti uccisi in odio alla fede nel mondo e nel corso dei secoli. Essi testimoniano infatti Cristo non con le parole, ma col sangue, così come Cristo testimoniò la sua divinità sulla croce, quale agnello portato al macello. È una storia molto, molto triste, quella che ricordiamo oggi, questi bambini uccisi, uccisi perché erano potenziali nemici del re. In quale maniera uno di loro poteva essere il re successivo, possiamo dire, colui che avrebbe poi levato il potere a Erode. Allora lui, spietato, pur di non perdere il potere, fa uccidere tutti. Ovviamente è solo Gesù che voleva uccidere, però non sapendo quale fosse, dice: tagliamo il problema alla radice. Tutti i bambini vengano uccisi. È una storia che deve farci riflettere, perché non è una storia isolata nel passato. I più piccoli, i più deboli finiscono ad essere sempre le vittime del potere. Allora riflettiamo veramente anche nella nostra vita a quando abbiamo tremato perché abbiamo capito che era insinuata una nostra posizione, anche una nostra reputazione, da parte di qualcuno che però non aveva colpa. E piuttosto che cedere il passo, abbiamo deciso di uccidere. Lo facciamo anche noi, lo facciamo in mille modi, a volte tanto tanto dolce, a volte basta una parola, basta una bugia, basta creare, ecco, il clima giusto e la morte arriva. Invece no, oggi, proprio anche per rendere giustizia a questi poveri bambini che sono stati uccisi, vogliamo dire no al potere a tutti i costi. Vogliamo dire no alle posizioni che ci rendono cattivi e spietati. Siamo umili al cospetto degli altri e di Dio, sarà Lui poi ad innalzarci, e vale molto più un sorriso di Dio al suo cospetto piuttosto che l'inchino di tante persone che in realtà non ci amano, ma ci temono solamente. Allora questi piccoli bambini, questi angeli del cielo ci sono vicini e noi ci affidiamo alla loro intercessione. Santi innocenti, pregate per noi.